prossimo turno andremo a vedere, ad analizzare i leader che hanno partecipato a questo torneo. Insieme ai leader vedremo anche le carte più giocate. Questo Adesso appena ritorniamo. Ok, ci siamo. Aspettiamo che entri qualcuno. Aspettiamo che entri qualcuno. Ok. Quindi in Quindi, quest'attimo di pausa, in questo momento di in questo pausa attimo di pausa, in andiamo a questo momento di pausa vedere andiamo a la vedere percentuale dei leader che la hanno partecipato a percentuale dei questo leader che Red hanno on partecipato a Offline. questo Quindi, Red on Offline. Abbiamo. Come vedete, si Forse il vedono, più allora, giocato, si forse vedono, il più allora. giocato è Barba Bianca, o Barba Bianca o Barba Katakuri, sono i Bianca, o due Barba mazzi Bianca più o giocati. Katakuri, sono i due mazzi più E giocati. 20% per Katakuri e 20% per 21% per Katakuri Barba e Bianca, che era 21% quello per che, Barba comunque, Bianca, che si che era aspettavano quello che tutti, comunque di che si vedere aspettavano i tutti, leader vedere più i giocati. leader più Doppio giocati. audio, mi dicono. Doppio Doppio audio, audio, mi mi dicono. dicono. Doppio audio. Ecco, si sente l'eco. Ecco, si sente l'eco. Allora, un attimo. Mi dicono che si sente Allora, un l'eco. attimo. Mi dicono che si Mi sente dicono che l'eco. si Mi sente dicono l'eco. che si Mi dicono che si sente sente l'eco. l'eco. Mi dicono che si sente l'eco. Questo è spento. Questo è spento. Non capisco. Giocatore di One Piece, Non provo a parlare, io ascolto se è così, ok. Ah, forse. Come si sente adesso? Si sente ancora l'eco? Scrivete in chat se si sente ancora l'eco, ditemelo. No, no, risolto. Perfetto. Ok, risolto. Quindi andiamo a vedere i leader. Abbiamo Katakuri col 20%, mentre Newgate 21%. Quindi dai, siamo in percentuale praticamente uguale. Poi abbiamo Zoro col 17%, molto bene. Beh, comunque Zoro, Barba Bianca, Katakuri erano quelli che ci aspettavamo di più. Lucci invece 8%. Io onestamente mi aspettavo molto di più da parte di Lucci, però hanno deciso di portarne meno. Trafalgar Law è sceso moltissimo rispetto al metodo di OP02, 6% addirittura. Ace 6%. Anche lì avrei detto un po' di più, eh. Capitan Kid, leader, Mazzu Kid Film ovviamente, 5%, Doflamingo 4%, beh, sono quei mazzi che ormai è difficile vedere nel meta, nel nuovo meta. Poi Charlotte Lilin, Starter Deck 3%, Nami, anche lei 3%, anche Smoker, abbiamo visto che ci sono parecchie, no, 2% di Smoker, va bene. Poi tutto il resto, Crocodile dello Starter Deck, Charlotte Lilin, quella gialla e nera all'1%, giocata pochissima, veramente poco. Monkey D. Luffy addirittura 1%, Magellan mi dicono 0%, vuol dire che non ha giocato. Arlong, ah no, probabilmente ce n'era solo una. Per esempio Arlong ce n'era una, quindi se segna 0% vuol dire che ce n'era solo una. Kaido 0%, Zephyr, Emporio Ivankov, Kuro, che abbiamo visto prima, Kinemon, attenzione Kinemon, 0%. Ok, mi aspettavo di vedere meno Kinemon rispetto a P02, ma addirittura 0%, questo non me l'aspettavo. Poi Crocodile OP1, 0%, vabbè, quello ce l'aspettavamo tutti quanti. E invece adesso andiamo a vedere le carte più giocate in questo meta, in questo regional. Allora, Uta Red, no, non c'è nessuna Uta in questo torneo. Quindi, carte più giocate, vediamo. Al primo posto Radical Beam, l'evento rosso, vabbè, ovviamente mazzo rosso non può mancare Radical Beam, né in Newgate né in Zoro. Lo Zoro che di adesso, quello con Pirati di Barba Bianca, che è un mazzo leggermente meno aggressivo di quello che c'era prima in OP02, è un mazzo che ha Radical Beam, è molto giocato. Poi Otama, anche lei, non manca mai. Makino, ok, diciamo che le carte più giocate sono le carte rosse, quelle che
le staple dei mazzi rossi di questo meta. Machino, Izzo il searcher, Marco P2, quindi Marco blocker, Marco character, Jotsu, il counter 2000, tutte carte rosse, guard point anche molto, molto usata adesso anche nel mazzo di Zoro, Whitebeard Pirates e Edward Negate. Edward Negate 599, non male. Charlotte Spero, oh, ok, la prima carta di colore diverso dal rosso è Charlotte Spero, che si gioca in 4 pair obbligatoriamente nel mazzo giallo, che sia Big Mom o Katakuri. Quindi sotto abbiamo Sanji, il counter 2000, ottima carta, ottimo, veramente molto giocata come vedete. E poi abbiamo Charlotte Pudding, il searcher se non sbaglio, P03, Streusen, qual è più Streusen? Andiamo a vedere un attimo. Streusen. Vediamo. Se sapete qual è in chat scrivetemelo. Così. Streusen. Ah ok, il counter 2000 che praticamente il suo effetto on play ti fa trascinare una carta dal costo trigger e mandare a KO un personaggio dal costo 1 o meno. Sì, è una carta che più che altro è utilizzata per il suo counter. E comunque è giocata parecchio. Poi abbiamo... Un attimo. Abbiamo Charlotte Pudding, Charlotte Lin, Charlotte Cracker. Comunque vediamo che sono prima le carte rosse e poi le carte gialle, quelle più giocate. Buggy rosso, Charlotte Brûlée. Dadan colore rosso, Shirayoshi. Beh, allora vediamo, scendiamo un attimo. Atmos, allora OP1, Nami sempre rossa, Jewel Bonnie, Jewelly Bonnie, il searcher costo 1 verde, questa volta è una carta verde. Fukuro carta nera, Borsalino nero, Tsuru e Calif. Okay. Primo posto abbiamo carte di colore rosso, al secondo le carte di colore giallo e infine, eccole qua, le carte di colore nero. Molto bene, molto bene, c'era da aspettarselo, comunque il primo torneo ufficiale non poteva essere così tanto diverso da quelli che hanno fatto molto prima, adesso bisogna aspettare comunque, essendo il primo regional con le carte OP03 non può decidere così il meta, il nuovo meta, devono ancora venire molti altri tornei e sicuramente cambieranno i... Qualcosa dovrebbe per forza cambiare, probabilmente ci sarà più nero più avanti, non si sa ancora. Il rosso comunque, se cambia, cambierà di poco. Forse ci sarà meno giallo, forse verrà giocato meno il giallo. Boh, non si sa ancora, tutto da scoprire. Bene, direi di tornare a noi. Mettiamo a posto la webcam. E tra qualche minuto dovrebbe iniziare il quinto turno, io direi di andare a chiamare Matteo Longhin, che si è proposto per commentare la prossima partita, che sarà del tavolo 1, quindi quelli che hanno i punteggi più alti, e vediamo dalla prossima partita, vedremo dei giocatori molto interessanti, dei leader molto interessanti, probabilmente i più giocati, quindi Katakuri e Barba Bianca. E niente, quindi col commento tecnico di Matteo Longhin ci godremo le ultime partite del Regional Offline. Quindi streamiamo pure le partite, le streameremo tra qualche minuto, adesso siamo in pausa. E niente, Iceberg niente, non si è visto purtroppo, Viola neanche. Allora, una carta che attacca indicare fisicamente, ok, il giocatore che ogni volta che dichiarano, allora comunque bisogna,
Sky Show dice comunque bisogna dire ai giocatori che ogni volta che dichiarano un attacco di prendere la carta che attacca e indicare fisicamente con la mano chi attacca. Sì, sì, per capire meglio la partita in una stream, sì, dovrebbero fare così in teoria, però magari dalla prossima partita glielo diremo. Esso a Skid, come mai andava bandito? Vabbè, giusto, ok. Bene ragazzi, aspettiamo ancora qualche minuto. Io intanto bevo un po' d'acqua, che mi sto disidratando. E poi direi di chiamare Longin, che non so dove sia finito. Magari lo chiamo un attimo. Quindi rimanete un attimo sintonizzati che io arrivo tra un paio di minuti. A dopo.